L'ha fatta Hernanes o c'è qualcosa di più? Beh, sicuramente l'ha fatta un giocatore di grande qualità come Hernanes, che ha fatto 2 Eurogol. La concretezza della Lazio è stata incredibile, cioè, abbiamo fatto una gara all'altezza della Lazio, che è una buona squadra, un'ottima squadra, però loro sono stati molto più concreti di noi nelle occasioni che hanno creato e che abbiamo creato noi. Loro hanno fatto gol, noi no. Ci racconti cosa è successo durante il primo gol? Perché c'era Mauri a terra, i giocatori della Lazio sono andati avanti e poi hanno segnato. È successo il fair play al contrario, che tutti i del Chievo hanno visto Mauri che era dolorante e hanno chiesto a Hernanes se di buttare via fuori la palla, ma Hernanes non capiva. Infatti noi per 3-4 secondi siamo fermati, lui è riuscito a venire a tre quarti di campo, poi lì ha fatto una giocata, quando abbiamo visto che stava che non buttava palla fuori ci siamo rimessi a posto, ma lì ha fatto 2 giocate, dribbling e tiro in porta da campione. Mi dispiace perché comunque il Chievo anche nel secondo tempo ha cercato di riaprire la partita, ci abbiamo messo tutto quello che avevamo messo come cuore, anima per riaprire la partita, non ci siamo riusciti, è chiaro che qualcosina in più bisogna fare anche noi, a ritrovare un po' più di compattezza soprattutto e in avanti a essere magari meno prevedibili, perché la Lazio di oggi si è difesa tutta lì, bisogna muoversi un po' di più. Però il Chievo ci ha provato fino alla fine, abbiamo fatto anche gol sul rigore e sono contento perché questo dimostra che comunque la squadra non ha mai mollato. Di Michele deve ancora sbloccarsi, forse c'è anche un po' di blocco psicologico a questo punto, tra l'altro il gol sbagliato ha un po' fatto girare il match poi. Beh, ma può capitare, David è un giocatore che ha grande esperienza, non è il primo, non sarà neanche l'ultimo, l'importante è metterci sempre la giusta convinzione su tutte le cose che si fanno, quindi... Sugli errori io dico sempre, quando si fanno errori in attacco, dico di essere un pochino più cinici e più concreti. Delle volte ci riesci, delle volte no. Quello che dobbiamo ritrovare, secondo me, come squadra, un pochino più di compattezza adesso, perché quando ci sono 2 sconfitte sapevamo che era un periodo dove le squadre che incontri sono squadre di alto livello, però qualcosa di più bisogna fare un po' tutti. Il mister...